Siamo lodati Gesù e Maria. Le letture che abbiamo ascoltato, in particolare la prima, ecco, ci darà l'occasione di riflettere un po', l'hai fatto alla prima messa, soprattutto festiva possibile, su un recente motu proprio che ha appena firmato Papa Francesco il giorno di San Girolamo, il 30 settembre. Se vi ricordate il giorno di San Girolamo, vi ricordavo come San Girolamo è il grande esperto delle Sacre Scritture, quello che disse che l'ignoranza delle Scritture è l'ignoranza di Cristo. E proprio in quel giorno il Papa ha firmato un motu proprio dove istituisce la Domenica della Parola di Dio. Il motu proprio si chiama Aperuit Illis, sono parole, esattamente significa aprì a loro il senso delle Scritture, perché comincia citando l'episodio biblico dei discepoli di Emmaus. E per cui la terza domenica del tempo ordinario, a partire già dal prossimo anno liturgico, sarà dedicata a questo, una domenica della parola di Dio, un po' come abbiamo sentito nella prima lettura. Avete visto, il popolo di Israele torna dall'esilio, trovano sti libri della parola di Dio, voglio vedere quanti di voi sono capaci, dall'alba fino al tramonto, tutto il giorno ascoltava la Bibbia, con quello che leggeva e poi spiegava, leggeva e spiegava, altro che la messa lunga, leggeva, solo quella mattina e la sera, e non solo la mattina e la sera, alla fine erano tutti contenti, tutti pieni di gioia, tutti pieni di... Ecco, i Leviti leggevano, giorno consacrato al Signore, e poi alla fine andate, mangiate e allegria. Ecco, Monsignor Fisichella, commentando in modo proprio, mio adesso vescovo, già a suo tempo mio professore di teologia fondamentale, ha detto, col suo accento sicuramente che gli è rimasto ancora nonostante sono tanti anni che sta a Roma, lombardo, molto lombardo, che sulle nostre Bibbie c'è un po' troppa polvere, la Bibbia si apre poco. È vero che bisogna a volte farsi aiutare un po', perché alcuni passaggi della Bibbia sono un po' ostici, no? Però pensate anche chi partecipa alle ore sante del giovedì sera, no? Durante le ore sante che facciamo? Sì, invochiamo il Signore, preghiamo un po', ma poi leggiamo sempre un testo biblico, c'è una piccola meditazione guidata e poi abbiamo un tempo di silenzio lungo in cui facciamo nostro questo testo e ci preghiamo un po' sopra, no? Avete visto che dopo il Vangelo, chi lo sa se ci arriviamo un pochino piano piano, c'è sempre una pausa di silenzio. Io qui cerco di farla breve perché mi trattengo un po', perché se no per amore verso di voi, ma almeno un minuto bisognerebbe fare. Guardate che Papa Francesco dopo l'omelia fa una pausa molto lunga dopo la lettura della Bibbia e cominciò, lo ricordo bene perché ho partecipato alcune liturgie, a farlo già Benedetto XVI, un minuto dopo il Vangelo, 3 minuti dopo la comunione. Quindi perché? Perché sono due momenti in cui dopo il Vangelo e l'omelia, perché? Perché hai sentito la parola, hai sentito la spiegazione, ti prendi un minuto di silenzio per fare un po' una sintesi, no? Che mi porto a casa. Allora oggi Neemia ha detto che sono stati tutto il giorno a leggere la Bibbia, magari io 5 minuti al giorno. Gesù ha mandato questi apostoli ad annunciare la sua parola senza niente, dicendo guardate che se non ci accogliete è una cosa grave, perché scuotiamo anche la polvere dei nostri piedi, quindi starò attento se il Signore mi manda qualche grazia o qualcuno che mi parla di Lui e della sua parola, di accoglierlo con il cuore, no? Quindi anche questi momenti liturgici sono molto importanti, così come il tempo dopo la comunione. Perché durante la messa c'è una duplice mensa, perché la nostra anima ha bisogno di vivere, mangia come il nostro corpo, solo che certi hanno una panza, scusate, hanno una panza così, ma l'anima è più rachitica dei bambini poverini del quinto mondo, se esiste, capite? Cioè l'anima non mangia mai, perché l'anima mangia due cose, la parola di Dio e l'Eucaristia, e attraverso queste due cose si nutre del cibo che San Paolo dice che è il cibo solido per le persone adulte nella fede, che è fare sempre quello che Dio vuole. Ma non ce la fai a fare quello che Dio vuole se tu non ti nutri, tu non senti quello che Dio vuole e non c'hai la forza che ti viene dall'Eucaristia per farlo. Quindi questa è una giornata importante, ecco, ricordiamo ogni volta che noi andiamo alla Santa Messa, la Santa Messa ha queste due parti che formano un tutt'uno. Certo che la seconda parte scende Gesù in persona, ma e letto il Vangelo, io dico parola del Signore, quindi leggere il Vangelo durante la messa è far risuonare quella stessa parola che Gesù sparse per le strade della Galilea 2000 anni fa, che si
compie, si attualizza e si proclama perché sia accolta, compresa e messa in pratica qui ed ora. Capite? Quindi ecco perché i nostri cari primi fratelli delle origini, i martiri della Chiesa da Bitinia, quando gli tolsero la messa, che li trucidarono perché celebrarono e parteciparono alla messa nonostante i divieti imperiali, che avevano proibito ai cristiani di radunarsi perché erano una setta eretica secondo gli imperatori pagani. Dice: che avete fatto? Ci potete pure ammazzare, ma tanto noi senza la messa non possiamo vivere. Quindi, cioè, non se lo dico proprio chiede, è meglio morire, noi ci andiamo in paradiso, piuttosto che stare qui sul pianeta Terra senza nutrimento, senza la parola di Dio e senza l'Eucaristia. Non si capisce? Ecco, il brano che abbiamo ascoltato, e anche credo certamente l'intento del Sommo Pontefice, è quello di farci, diciamo, risvegliare un po'. Ecco, sapete che qui fino a quando io ci starò, poi chi vuole ulteriormente approfondire, anche quest'anno ci saranno gli incontri biblici. Leggiamola, se non capiamo qualcosa, si va dal parroco a dire che significa questo. Magari in tutte le parrocchie ci sono ancora un po' i preti. Io leggo la Bibbia, non ho capito niente. Vado dal parroco e dico: se non ho capito niente di sto capitolo, me lo spieghi? Allora vediamo se non è buono. Se non è buono, gli diamo una certa. Sicuramente è buono, d'accordo? Se un parroco fa questo, questa è la cosa più importante, insomma, se sta in cura d'anime, magari tutti quanti volessero diventare dottori della fede in Sacra Scrittura, insomma, e avessero tutto quanto questo zelo e questo amore. Quindi attraverso questi episodi il Signore ci risvegli, ecco, l'amore per la sua parola. Sapete che Maria Santissima parla poco nel Vangelo, si parla poco di lei, ma una delle icone che la rappresentano è: serbava queste cose meditandole nel suo cuore, era capace di ascoltare Dio che le parlava nella sua parola. La Madonna, la Bibbia la conosceva a memoria benissimo, e attraverso i fatti della sua vita. Ecco, questo piano piano possa diventare anche lo stile, il cammino di ciascuno di noi. Siamo lodati Gesù e Maria.